Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Fase 2, la decisione di Sala. A Milano vietata la vendita di bevande da asporto dopo le 19. Il divieto, di asporto riguarderà non solo i bar, ma anche i negozietti di prossimità, ma non i supermercati. La norma sarà in funzione a partire appunto da oggi. Da questa sera, insomma, dopo un'ordinanza del sindaco, la sanzione per chi non rispetterà le regole rimane quella attuale sul divieto di assembramento. Il governatore dell'Emilia Bonaccini ha detto: "Spero di non dover richiudere per colpa degli irresponsabili." Assistenti civici critiche dalla maggioranza al piano di boccia, vertice a Palazzo Chigi con Conte. Ok, alla misura, insomma, aure ci saranno i dettagli comunque. Polemiche all'interno della maggioranza per i 60.000 volontari da reclutare per la fase 2, secondo il progetto del Ministero degli Affari Regionali e dell'ANCI, da Orfini a Renzi. Molti parlamentari sono contrari, la ministra Catalfo ha detto perplessità. I 5 Stelle dicono misura va bloccata. Il Premier incontra i ministri competenti per un chiarimento e poi diffonde una nota. Ha detto ok alla misura, gli assistenti saranno volontari e non incaricati di pubblico servizio. E De Caro dice basta polemiche, sindaci soli, dateci soluzioni. Coronavirus 300 nuovi casi da ieri è il dato più basso dal 29 febbraio. La metà si trova in Lombardia, 92 le vittime in 24 ore. L'aggiornamento è stato fornito dal consueto bollettino della Protezione Civile. Quattro regioni, Umbria, Calabria, Molise e Basilicata e la provincia autonoma di Bolzano, hanno registrato zero contagi. Ci sono altre 1.502 persone che sono guarite. Coronavirus OMS sospende test su idrossiclorochina per curare il Covid-19. Lo studio afferma che aumenta la mortalità. La decisione dell'Agenzia ONU arriva dopo lo studio pubblicato sulla rivista scientifica Lancet, secondo cui i due antimalarici idrossiclorochina e clorochina sono collegati ad un maggior rischio di morte tra i pazienti ricoverati in ospedali per il Covid e i problemi al cuore, mentre non sembrano produrre benefici sui pazienti. Decreto rilancio al via domande per il bonus di 500 euro per lavoratori domestici con contratto, 460.000 potenziali beneficiari. L'indennità aspetta per 2 mesi, aprile e maggio, a chi non convive con il datore di lavoro ed è impiegato per almeno 10 ore alla settimana. Per fare la richiesta attraverso il sito INPS bisogna avere il PIN, lo SPID, la Carta Nazionale dei Servizi o la carta d'identità elettronica. Per chi non ha il contratto c'è invece il reddito di emergenza. Notizie da Napoli e dalla Campania. Napoli, il business del post-coronavirus. 9 euro per la pizza a casa. È tempo di rincari. Il post-pandemia, appunto, tempo di rincari. Dalla pizza al parrucchiere, dal caffè all'ortofrutta, dal salumiere alla gastronomia. Anche se non il 100% degli esercenti in città ha fatto diventare più salato il conto, sono diverse le filiere ancora rallentate dalla crisi sanitaria, in particolar modo quelle del comparto alimentare, con il rincaro e la carenza di pomodori e ortofrutta esteri che si riverbera anche sulla ristorazione, come emerge appunto dai dati di Confesercenti Campania e Coldiretti Nazionale. Commercialisti a usura, da Napoli parte la mobilitazione contro Saviano, dicono chieda scusa. L'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord prende le distanze dalle gravi affermazioni rilasciate dallo scrittore Roberto Saviano su Rai 2. Procederemo ad adire le vie legali a tutela dell'immagine di una categoria che lavora e produce per garantire trasparenza e legalità. Lo rende noto Antonio Tuccillo, numero uno dei commercialisti di Napoli Nord. Rassegna stampa di Treviso e del Veneto. Piave è una bellezza da tutelare, la crociata di Legambiente, dai magrepi dell'alta pianura alla fascia delle esorgive. Ambientalisti e comuni vogliono realizzare un progetto di preservazione e valorizzazione dell'area fluviale.
Acquedotto di Treviso stoppa le perdite al piano pilota sulle tubature. Attualmente la rete perde ancora il 30% dell'acqua che circola, è troppo. ATS inizierà da Ponzano per poi estenderlo in tutto il territorio che gestisce. Sequestrata dai Nassi la casa di riposo Home Claudia Augusta di Casale sul Sile. La struttura di Casale sul Sile operava nonostante non fosse mai avvenuto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio a residenza per anziani. Ora URSS 2 e Comune dovranno provvedere alla ricollocazione di 29 ospiti. Mondiali di sci chiesto il rinvio. Non è una sconfitta ma la soluzione migliore, hanno detto. Il governatore del Veneto ha spiegato le ragioni dietro la richiesta del rinvio dei mondiali invernali di Cortina previsti per il 2021. Nel punto stampa era ospite la dottoressa Tacconelli. Roncade è in lutto, addio allo scultore Salvino Marsura. Aveva 82 anni ed era uno degli artisti più apprezzati del territorio roncadese. Giovedì 28 maggio saranno celebrati i funerali, il cordoglio dell'amministrazione comunale. Rassegna stampa del Friuli Venezia Giulia. Test sierologici, partite le chiamate agli 8.000 candidati e del Friuli Venezia Giulia. Al lavoro gli operatori della Croce Rossa che per 12 giorni contatteranno telefonicamente i cittadini selezionati a campione. Sono ufficialmente partite anche in Friuli Venezia Giulia le operazioni per i test sierologici organizzato dal Ministero della Salute e Istat con la collaborazione della Croce Rossa italiana. Si tratta di un'indagine di sieroprevalenza per capire quante persone nel nostro paese abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo coronavirus anche in assenza appunto di sintomi. Il test a livello nazionale sarà eseguito su un campione di 150.000 persone residenti in 2.000 comuni distribuiti per sesso, attività e 6 classi di età. Gli esiti diffusi in forma anonima e aggregata potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici e per l'analisi comparata con altri paesi europei. Assiepati per vedere le frecce tricolori scoppia il caso Torino. La sindaca Appendina ha detto porterò questa situazione al tavolo di pubblica sicurezza. Assembramenti a Torino sulla scalinata della chiesa della Gran Madre di Dio, uno dei luoghi più noti e suggestivi dell'area orientale del centro del capoluogo piemontese. Poco prima delle 14.30, in attesa del sorvolo della pattuglia acrobatica nazionale, circa 300-400 persone si sono accalcate sulla scalinata dell'edificio neoclassico, guadagnando una posizione da molto invidiata per assistere all'atteso passaggio delle frecce tricolori. Non da sue notizie da due giorni scattano le ricerche, in corso le operazioni in località Piancavallo per un quarantenne disperso. È stato allertato anche l'elicottero Drago, sono scattate appunto nel pomeriggio le ricerche per un quarantenne di Gubbio, ma domiciliato a Pordenone, che non dà notizie di sé da due giorni. La sua auto è stata ritrovata da carabinieri di Aviano in zona Ronciade a Piancavallo, dove si sono concentrate le operazioni. Il cellulare dell'uomo è stato ritrovato nella sua auto e non è stato possibile attivare la geolocalizzazione. Gorizia a breve riaprirà la cardiologia. Ziberla ha detto chi sta mettendo in giro voci contro il nostro ospedale sta facendo molto male allo stesso nosocomio e alla città. Qualcuno dirà che mi ripeto, ma lo devo fare perché continuano a circolare post e voci che insistono, nonostante le ripetute smentite e rassicurazioni, sul mancato ritorno di cardiologia e altre specialità nel nostro ospedale, ha commentato così il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Si riaccende la battaglia per il Fella, i comitati schierati contro la costruzione di una nuova centrale idroelettrica sul fiume Alpino. Fermare il progetto per la costruzione di una centrale idroelettrica sul fiume Fella prima che sia troppo tardi è la richiesta avanzata nel corso della conferenza stampa organizzata a Udine nella sede della regione, alla quale hanno partecipato vari esponenti dei comitati che appunto da anni sono impegnati sul versante della tutela dei corsi d'acqua soggetti a captazione idroelettrica, alla presenza anche di vari consiglieri regionali. Cari amici, termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.